Senatore Razzi, un riconoscimento con il premio Zimei oggi a Pescara. La sua terra non dimentica chi tanti anni fa ha lasciato l'Abruzzo per andare a lavorare all'estero. Ma è un riconoscimento che mi ha fatto anche emozionare prima. Proprio questo anno ricorre i 30 anni che io conosco Zimei, la famiglia Zimei. 30 anni fa, proprio nell'87, sono le prime volte che io portavo dei gruppi dalla Svizzera e facevamo un piccolo anche torneo di tennis che c'era nei campi lì a Montesilvano vicino, e facevamo anche per attirare i turisti svizzeri, e lo portavo proprio lì al Gran Hotel Adriatico, proprio da Zimei, che mi ha accolto come un figlio. Quello è, come diceva prima, è il senso di ospitalità dell'abruzzesità. Si è tornati a parlare con grande decisione della Corea del Nord, ci sono state le elezioni nella Corea del Sud, la vittoria è andata a un progressista che spinge per un accordo con il paese che lei ha visitato spesso negli ultimi anni, e poi c'è Trump che continua però a minacciare spesso la Corea del Nord. Il suo pensiero qual è? Guarda, sono due presidenti che hanno, almeno Won, questo è eletto adesso nella Corea del Sud, adesso ha detto che vorrebbe riallacciare il discorso, anche perché lui è di origine del nord della Corea. Trump nella campagna elettorale aveva detto che voleva, un giorno che veniva eletto presidente, che voleva riallacciare il discorso con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Io mi sono messo a disposizione, ho scritto una lettera al presidente Trump, non ancora arriva, lui è arrivato, questa lettera l'ha ricevuto, perché me l'hanno detto, un senatore della Pennsylvania che ci ho parlato proprio la scorsa settimana, che è anche giudice, si sta lavorando proprio per avere questo discorso, questo incontro con lui, proprio per proporgli un incontro con andare lì in Corea del Nord, andare a Pyongyang proprio per incontrare, discutere eventualmente per un disarmo, perché se non si parla, perché se ci vai vuoi la pace, se ci mandi non vuoi la pace. Allora io credo che questo bisogna riflettere, bisogna andarci se vogliamo la pace.